Ragazzi, ciao e buona domenica. Oggi facciamo una puntata domenicale un po' particolare, un po' speciale. Speciale perché noi amanti del sim racing, noi amanti del racing reale, noi amanti di tutto quello che è lo sport, il motorsport, fatto con le auto, chiaramente, anche con le motociclette, sicuro. Siamo sicuramente appassionati anche di quello che sono le riviste del settore, ciò che il settore magari ci propone come appunto riviste cartacee o riviste online. Quindi io volevo anche in questa rubrica portare, oltre ai contenuti sempre quelli interessantissimi del sim racing, qualche giorno fa ho fatto il video sul nuovo DLC di Assetto Corsa Competizione, che secondo me merita tantissimo. Ripeto, come rapporto qualità-prezzo, ragazzi, avete 5 macchine, andate a vedere il mio video, se riesco ve lo linko da qualche parte qui, è veramente un pacchetto eccezionale che consiglio a tutti. Ma tornando al video di oggi, appunto, volevo portare un contenuto nuovo, particolare, magari non piace, o magari sì a qualcuno. Però mi pareva una cosa carina, perché personalmente mi piace tanto la sera quando sono a letto, prima di addormentarmi, a riposare un attimino, oppure quando sono sul divano il sabato e la domenica, quando ho quei pochi minuti liberi durante il weekend o quei pochi minuti durante la settimana, mi piace anche sfogliare le riviste, anche col mio tablet, quindi anche le riviste online. Però a volte le compro cartacee perché magari hanno un sapore un po' diverso, anche le riviste o i libri. Ecco, il contenuto che vi volevo portare è appunto parlarvi di quelle che sono le riviste del settore automobilistico in senso generale. Non parliamo del classico quattro ruote della rivista mensile, parliamo delle chicche, di speciali, di edizioni particolari, di aneddoti, di allegati che magari sono stati pubblicati, ovviamente una tantum. Non parliamo di una rivista con cadenza mensile, settimanale, come vi ho detto, piuttosto al volante, quattro ruote, ce ne sono diverse, no, questi ovviamente sono dei periodici. Io parlo di un qualcosa che spot, è stato pubblicato ed è quello, basta, non c'è più, e parla di un qualcosa di in particolare. Entriamo nel dettaglio, già nel vivo di questa cosa. Io onestamente ho acquistato sia online che cartaceo, ovviamente, perché li ho trovati cartacei a un prezzo molto valido, due riviste a 9,90€, dove una all'epoca, quando è stato pubblicato, costava 9,90 una. E vi parlo di queste riviste che allegate a ruote classiche, se riesco vi metto anche, forse la luce non si vede benissimo, eccole qua, sono un po' malandate perché ovviamente le sfoglio tantissimo, ragazzi. Allora, queste riviste, questa serie di riviste, si chiamano Le auto che hanno fatto grande l'Italia. Allora ragazzi, questa rivista mi è piaciuta tantissimo, questa serie, partono dagli anni 50, quindi come potete vedere qui abbiamo le auto che hanno fatto grande l'Italia, 90 e 2000 cartacee. Poi e di questa stessa collezione esiste la stessa rivista che parte dagli anni 50, rivista anni 60, 70, 80, 90 e 2000. Quindi ragazzi, giusto per darvi un'idea, queste riviste sono veramente bellissime, complete, tipo anni 2000, le auto che hanno fatto grande l'Italia, all'interno abbiamo l'Abarth grande punto, oppure abbiamo l'Alfa Romeo 8C competizione, cioè macchine completamente diverse, ma che comunque hanno segnato un periodo storico in quel determinato momento, macchine particolari, macchine belle, Ferrari 599 GTB Fiorano, Ferrari California, piuttosto che Lamborghini Murcielago, che io amo, adoro. E c'è all'interno, tutte le auto sono ben raccontate con fotografie inedite, fotografie meravigliose, dati tecnici, come sono state sviluppate. Ragazzi, questa rivista mi è piaciuta veramente tanto. Ripeto, lo potete trovare sullo shop di quattro ruote, di ruote classiche. Normalmente adesso anche online c'è l'opzione del 2x1, quindi nel senso, comprate il pack 90 e 2000 e lo pagate 9,90. Ragazzi, 9,90€ queste due riviste, che sono davvero tante pagine, e davvero guardate quante auto ci sono in ognuna di queste, e descritte molto bene. Quindi mi è piaciuto tanto, è veramente approvato. Vi consiglio, nella vostra libreria, se avete una libreria dedicata all'automobile, beh, queste secondo me meritano un bel posto. Poi un'altra collana molto simile, sempre ruote classiche, sono quelle che
vengono definite la collana con le mitiche, ok? Le mitiche. E le mitiche c'è, io ho coupé e sportive, poi ci sono altri quattro che credo siano 4x4, le mitiche 4x4, le mitiche Spider, quindi riferito a una tipologia di auto, quindi le mitiche non per anni ma per tipologia di auto, a differenza della collana precedente che vi ho fatto vedere prima. Per esempio le mitiche sportive, per dirvi, che è sempre, come vedete, sempre rotte classiche, ragazzi, vi leggo tipo Alfa Romeo Giulietta SZ, che è una cosa spettacolare, Giulia T, Giulia GTA, Aston Martin DB4 GT, Zagato DB5, Alpine A110, Bugatti EB110, piuttosto che Ferrari 250 GT, SWB 250 GTO, 275 GTB, ragazzi, Lamborghini Miura, Countach, ragazzi, fatte veramente immagini meravigliose, veramente bellissime, ma veramente bellissime, con dati tecnici, monoposto stradale, ecco, questa McLaren F1, e la tecnica di queste auto, beh ragazzi, è bella, una lettura di questo tipo, queste sono, ecco, non sono, come vi dicevo, i periodici, no, il mensile del quattro ruote, che è bello sfogliare perché parla di tutto quello che è attuale, il mercato, la tendenza, le auto, i test delle auto, no, questi sono, sono delle, degli inserti da tenere da collezione, perché parlano di auto senza tempo, auto che sono fantastiche, stessa cosa per le coupé, ma ci sono anche gli altri inserti, quindi le coupé, per esempio, vi dico, c'è l'Audi TT all'interno, quindi piuttosto che la Ford Mustang Fastback, la Ford Gran Torino, la Lancia Aurelia B20, Maserati 3005 GT e Maserati Biturbo. Ragazzi, ripeto, anche questi, se non erro, hanno un sempre online nello shop. Io non è un video sponsorizzato, assolutamente. Io vi parlo di quello che a me piace. Nessuno mi sta dando un euro per fare questa pubblicità, perché non è pubblicità, è solo un consiglio tra me e voi. Queste è veramente, mi sono piaciute tantissimo, proprio perché molto dettagliate. Poi ovviamente parliamo di editoriale Domus, la casa editrice di quattro ruote, e comunque parliamo appunto di una casa editrice corposa con una storia alle spalle. Tutte le notizie, tutte le informazioni che trovate all'interno non sono prese un po' qua e là sul web, ma sono frutto del loro lavoro che dura da anni. Diciamo che è veramente una delle, probabilmente, sicuramente in Italia, la principale rivista del settore. Quindi meritato davvero questo, questi meritano, scusate, davvero un gran applauso questi inserti, da tenere, da acquistare, perché nel tempo è un qualcosa da collezione, da tenere. Non è la rivista quattro ruote, che potete anche collezionarla, ma sono degli inserti da tenere nel tempo. Poi volevo parlarvi anche di libri, ovviamente, sempre parlando di riviste. Beh ragazzi, come non citare, beh ragazzi, il libro, diciamo, top forse per eccellenza, beh, non c'è, qua non c'è da dire niente, si può anche tacere, avete già visto Ayrton Senna, Il Predestinato, un libro che parla della storia di Ayrton Senna, dei suoi successi e delle sue sconfitte, parla di quello che lui, del suo pensiero, di quello che lui faceva anche dietro il palcoscenico, diciamo, chiamiamolo così, ed è molto molto bello, mi è piaciuto veramente un sacco. Ci sono alcune fotografie, certo, in bianco e nero, nulla di che, però è un libro da divano, da relax. Adesso andiamo in periodo estivo, di libro da portare in spiaggia e da leggere veramente è un libro che vi chiama a leggere, te lo mangi in qualche giorno, perché è veramente molto 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 coinvolgente. E se riesco vi metto il link dove poterlo acquistare su Amazon. A me l'hanno regalato, quindi non l'ho acquistato, quindi non so se esattamente, se su, probabilmente c'è su Amazon, ma sicuramente nella libreria Feltrinelli, Giunti al Punto, sicuramente ci sono. Ragazzi, un libro best seller veramente veramente eccezionale. Un altro libro che volevo condividere con voi, che mi piace tanto sfogliare, io ho la versione non recentissima, che probabilmente è ferma, la stampa dovrebbe essere ferma al 2004-2005, quindi molto un po' di qualche tempo fa.
c'è l'edizione aggiornata 2018, il libro semplicemente Mondadori, edito da credo Mondadori, sì esatto Mondadori, si chiama semplicemente Tutto Ferrari. Cos'è Tutto Ferrari? Non è un libro, non è un racconto, sono praticamente schede tecniche di tutte le Ferrari classificate per anno, anche per tipologia. Ovviamente questo è aggiornato, come vi ho detto, al 2004, quindi dal 2004 in poi non c'è nulla, se non erro. Fatemi vedere l'ultima macchina che è stata pubblicata qui, esattamente la 612 Scaglietti 2004. Su Amazon trovate la versione aggiornata 2018, quindi con tutte inserite, tutte le schede Ferrari, ci sono tutte le Ferrari, ragazzi, tutte. E ripeto, quindi non è un racconto, è esattamente andare a vedere quella macchina, tutte le specifiche, ci sono tutte le specifiche dell'auto, ma anche tutte le Ferrari, parliamo delle ruote scoperte F1, come parliamo delle auto, che dirvi, delle turistiche, c'è la Dino, per esempio, 208 GT/4, cioè esattamente tutte le Ferrari, con tutti i dati tecnici, con una breve descrizione dal punto di vista storico di come è stata sviluppata l'auto, di quelle che sono le caratteristiche principali, le peculiarità. E devo dire che è molto bello perché hai davvero sotto mano, oh, quella Ferrari, vediamo magari sul web il nome di una Ferrari che magari non conosciamo. Ecco, questo libro, è vero che oggi c'è tutto, abbiamo Wikipedia, abbiamo il web, però ecco, avere qualcosa del genere, ragazzi, fa la differenza. Diciamo che la nuova edizione costa sui 18 euro, se non erro, questa all'epoca costava 10 euro nel 2004. Però approvato anche questo perché è sempre carino avere un, diciamo, una biblioteca di questo tipo, con all'interno tutto quello che è ovviamente il cavallino, che è la nostra grande passione comune di tutti, spero, immagino, penso sicuramente. E poi un altro libro volevo portare sul canale, il libro di una persona molto in gamba, una persona che non c'è più, e dove era uno youtuber, meccanico youtuber, molto bravo, una persona molto in gamba. Ancora i suoi video girano sul web e continuano ad avere tantissime visualizzazioni. Parliamo di Ema Motorsport, Emanuele Sabatino. Io davvero amavo i suoi video, amavo tantissimo perché sono anche appassionato un po' di meccanica. E devo dirvi che dai suoi video ho imparato anche tantissime cose, ma tantissime, dai suoi video si impara tantissimo. Questo manuale di meccanica di Ema Motorsport praticamente è un manuale di meccanica molto compresso, ma vi parla in maniera molto semplice, con terminologie molto semplici, di quello che è il motore, il funzionamento, di quello che magari è qualcuno dà per scontato, ma poi leggendo effettivamente le parole di Emanuele Sabatino si scopre davvero qualcosa di diverso magari da quello che uno pensava, perché ovviamente chi magari non è esperto del settore la meccanica la intende in un determinato modo. Ad esempio c'è come funziona la frizione, come funziona il motore, come funziona i freni, come funziona tutto l'impianto frenante, ma come funziona e quali sono i problemi, quali sono le peculiarità degli impianti frenanti, le varie tipologie degli impianti frenanti, ma scritto con terminologie, ragazzi, le sospensioni, per esempio reparto sospensioni, e ti parla delle sospensioni, della differenza delle varie tipologie di sospensioni, la tipologia MacPherson più quanto barra torcente, tutte queste cose. Io ecco, non sono da questo punto di vista molto esperto, però ecco le varie soluzioni spiegate in maniera molto molto semplice. Beh ragazzi, questo libro, a prescindere che è di una persona, scritto da una persona che non c'è più, che tutti sicuramente, molti di voi già conoscono, abbiamo visto e rivisto i suoi video, ed è veramente un altro bel libro da tenere nella nostra meravigliosa biblioteca. Ad oggi quindi io direi che queste sono le letture che ad oggi mi sento di consigliarvi così in questo primo video. Poi magari dite la vostra sotto, quello che vi piace, quello che non vi piace, quello che potrebbe essere, quello che potrei portare anche nel canale, qualche libro che magari non conosco, ce ne sono tanti altri, ecco. Magari nelle prossime rubriche potrei dedicare un piccolissimo spazio, 5 minuti a un libro o due, poi il resto al sim racing, poi magari al motorsport reale, e insomma un po' di tutto quello che riguarda la nostra passione, cioè il motorsport e prevalentemente anche il sim racing. Oggi ho voluto dedicare la puntata prevalentemente al discorso, lettura dei libri di informazione del nostro archivio bello, di quello che riguarda sempre il mondo dell'autovettura in senso proprio molto ampio del termine. E spero sia piaciuto questo contenuto. Io vi auguro una buona domenica. Oggi c'è il Gran Premio di F1 Jeddah, vediamo come andrà. E forza Ferrari, forza anche Alfa Tauri,
e speriamo bene. Ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio, vi chiedo come al solito un bel like al video, un click sulla campanellina, così vi notificano ogni volta, YouTube vi notifica quando ricevete, quando pubblico un nuovo video, e l'iscrizione al canale, che magari così andiamo avanti e cerchiamo sempre di migliorare questo canale con i contenuti che a voi piacciono. Ragazzi, grazie ancora, vi auguro una buona domenica, a presto e ciao ciao!